Salve gente, sono Larus, eccoli qui su Rome 2 Total War nell'espansione Hannibal at Gates. Espansione uscita oggi, 27 marzo 2014. L'aspettavano un po' perché effettivamente tra le espansioni che sono uscite è una delle uniche che mi interessa. Non ho preso la Cesare in Gallia perché mi sembrava un po' stupida come espansione, inutile. Questa qua invece mi interessa molto perché è un periodo storico molto affascinante, la seconda guerra punica. E oltretutto ci sono nuove fazioni molto interessanti, tipo le fazioni spagnole, gli Lusitani, gli Arevaci e anche i Siracusani. E appunto saranno questi ultimi che farò in questa partita, in quanto una città-stato sì che è in decadenza. Infatti nella seconda guerra punica verrà conquistata definitivamente. E però in ogni caso posso anche cambiare la storia. È una sfida molto difficile. Qua segna sfida iniziale difficile. Ah, io ho il gioco in inglese perché non ho un bug sulla telecamera cinematica. E questo bug a quanto pare c'entra con la localizzazione, anche non capisco il perché. Però comunque se avete un errore della visuale cinematica che non vi funziona, probabilmente è quello. Quindi partiamo subito. Siracusa come un malus 10% alla corruzione, come bonus 20% di guadagni dalla ricchezza generata dalla cultura e l'eureka di Archimede che dà 10% in più alla ratio di ricerca. Partiamo subito. Via! That binds you. Your treaty is unacceptable. I will remind you, the last time Carthage resisted Rome, your fathers were buried in the fields of Sicily. Those that didn't greet the dirt with open arms, we sent to serve Neptune in the waters of the Agathe. The Mediterranean is undoubtedly ours, not yours. You gifted us whatever scraps of it you held when you and your mercenaries scurried back to your barbaric fishing village. And I am sent here to ask you to decide between peace and open conflict, as if you truly have a choice. I choose war. Ok, gente, dopo il filmato introduttivo, eccoci qui nel gioco. Abbiamo subito la missione, i primi passi per un impero, conquistare una provincia tramite alleanza o tramite stato cliente. È un po' difficile perché Siracusa parte in una situazione terribile. Siamo alleati con i romani, alleati difensivi. Però possiamo sempre andare dalla parte dei cartaginesi, credo che loro possano accettare la nostra alleanza a braccia aperte. Soprattutto a me servirebbe di più un controllo diretto sulla Sicilia piuttosto che un piccolo controllo in Africa, che è difficile da gestire. Quindi preferirei passare subito alla parte dei cartaginesi. Per fare questo devo togliere qualsiasi trattato e andare dai cartaginesi e fare un patto di non aggressione. Non ancora. Quindi dobbiamo ancora aspettare qualche turno, giusto che i bonus affliggano il loro generale. Ora facciamo subito una gorà, che avremo così introiti commerciali. E con l'esercito di terrore, il terrore di Phobos, facciamo un po' di picchieri, che i picchieri servono un po'. Tutti questi tizi leggeri
Supplizi leggeri non è che mi servono moltissimo, quindi tolgo. E anche questi oppliti miliziani e questi giavellottisti, cioè frambolieri, non è che mi servono molto. Quindi voglio togliere subito le unità che non mi servono, che così riesco a guadagnare quello che posso, il massimo. Ora, direi di cercare tecnologie economiche. Che devo proprio puntare tanto sull'economia. Tanto facciamo pattuglia, che aumentiamo il combattimento contro la pirateria. E facciamo anche nuove navi, delle baliste, per la precisione. Che mi servirà più che altro per contrastare la flotta romana, che non è potentissima, però comunque può sempre fare male. Intanto, qui vedo che si stanno spostando. Probabilmente la guerra è già iniziata, anzi, senza dubbio credo che sia già iniziata nel 218. Sì, sì, sono già in guerra. Quindi possiamo già fare un patto di aggressione? No. Se invece facciamo... Ok. Adesso hanno accettato. Ok, adesso abbiamo fatto un patto di aggressione. Quindi ci siamo sicurati che i cartaginesi non ci attaccheranno, almeno per il momento. Facciamo altri picchieri. Anzi, no, possiamo anche fare un po' di cavalleria cittadina, direi. Più che altro mi serve cavalleria e picchieri contro i romani. Siccome i romani hanno degli astati, che non è che sono proprio un'unità corpo a corpo potentissima, ma siccome hanno la spada, la spada fa male a qualsiasi tipo di unità di fanteria. A meno che i picchieri sono fighi. A meno che si riesce a tenerli a distanza. Tolomeo, il nostro nobile, aumentato di grado. Andiamo a fare cospiratore. E ci sono condizioni non stagionali. C'è l'estate e noi siamo estate. Siamo in estate, non è che c'è tanto da dire. Vabbè. Estate. Vabbè. Ok, iniziamo già a mettere unità in posizione. E direi che così per il momento può bastare. Con questo esercito qui invece voglio fare altri picchieri. E per il momento lo utilizzerò per difendermi in Siracusa. E ok. Aspettiamo, facciamo qualche altro accordo con i cartaginesi. Ah no, non ancora. E se entriamo subito in guerra contro i romani? Ok, siamo in guerra con i romani, però abbiamo almeno un trattato commerciale con i cartaginesi. Possiamo subito attaccare Messina. E credo che possa essere una buona scelta. No, non ancora, subito. Però successivamente sì. Perché attaccare subito Messina? Particolarmente perché c'è questo, lo stretto di Messina, appunto. Conquistando lo stretto, i romani avranno un po' più problemi a entrare nella Sicilia e più o meno passare e rinforzare la zona. Dovrebbero fare un giro molto lungo e non è che gli conviene tantissimo. Ora, possiamo fare a bloccare il porto e possiamo subito fare la battaglia, anzi. Sì, attacchiamo subito. Ok, battaglia di Messina, 218 avanti Cristo, estate. Abbiamo le teste dell'Idra come flotta e come esercito il terrore di Phobos. Invece i romani hanno un esercito e una flotta di guarnigione. Non dovrebbe essere una battaglia troppo difficile. Il mio piano è di attaccare con l'esercito di terra e conquistare la piazza. Però con l'esercito di nave, siccome quello marittimo, ci sono baliste e ci sono catapulte, onagri. Voglio sparare con queste armi d'assedio che sono messe sulle navi, appunto nella città, per fare un po' di danni. E magari anche sbarcare con gli opliti, giusto che ci sono. Gli opliti dovrebbero... non è che sono ottimi contro le unità
di spada, però comunque un po' riescono a resistere solo se sono appunto in modalità falange di opliti. Poi, ma non è che credo che sia proprio una ottima scelta, secondo me bisogna fare un attacco coordinato e attaccare solo con la tattica incudine e martello, cioè con le picche fare l'incudine in modo che così il nemico va contro di te e utilizzare gli opliti come martello. Di solito bisognerebbe utilizzare la cavalleria come martello, però ci accontentiamo come possiamo. Comunque ho qualche unità di opliti, qua vediamo la Calabria, qui invece Messina. Un saluto a tutti gli amici Messina. Mettiamo subito le navi con armi d'assedio qui, così riescono a puntare velocemente verso appunto la zona in cui sono posizionate la maggior parte di unità, ovvero la piazza. E mettiamo il generale e l'Emolia da razzia qui. E iniziamo subito. Voglio totalmente ignorare queste navi, perché vogliono sbarcare di sicuro. E invece voglio sbarcare qui con i miei, appunto, opliti. Pian piano arrivano i rinforzi, aspetto che arrivino tutti. Mettiamoci in posizione e così riusciremo a sparare se possiamo. Non è che ne sono così tanto sicuro, però comunque vediamo un po' che cosa possiamo fare. Ok, sono arrivate tutte le mie unità. Credo. Sono arrivate da qui. Quindi posso attaccare da questo lato. Costeggiare tutto il mare, appunto alla costa, e attaccare sia da qui sia da qui. Sì, un'ottima scelta, direi. Ottima. Mettiamoci in posizione. E con la cavalleria invece voglio fare un giro un po' più largo. Mettermi qui. Velocizziamo un po'. Qua vediamo le unità del nemico che sbarcano. Sono solo leve, giavellottisti. Non dovrebbero essere tutto sto che. Comunque, i giavellottisti fanno male. Sempre. Su Rom 2. Velocizziamo. E aspettiamo che tutte le unità siano in posizione. Qui sono sbarcati gli opliti. Sono forze da 60 per unità. Con queste possiamo attaccare le spalle, poi dopo, la città. Quindi, vediamo la cavalleria che si sposterà qui e da qui attaccherà, in qualche modo. Con la gran parte del nostro esercito attaccheremo sia da qui, sia da qui, sia da qui. Poi dopo con le baliste spareremo invece dalla punta della penisola. Con i miei opliti attaccheremo alle spalle. Ok, siamo quasi in posizione. No, però aspettiamo. Aspettiamo un attimo. Sono a velocità massima. E ok, si sono quasi posizionate. Voglio giusto solo un attimo dare dei gruppi di selezione, perché sennò mi confondo in battaglia. Sono capace di confondermi in battaglia io, sì. Ne sono assolutamente capace. Voglio posizionare qui i picchieri su tre file. Perché li posiziono su tre file? Particolarmente non per una questione difensiva, ma perché siccome i miei opliti avanzeranno, i miei picchieri scusate, avanzeranno, quando arriverò in piazza si dovranno un po' disgregare. Uno lo manderò qui, uno qui e uno qui. Se li mando tutti quanti in fila, c'è più probabilità che vengano. Cioè, se li mando tutti in una linea unica, c'è più probabilità che quando arrivo qui mi attaccano dal lato. E oltretutto non ci stanno tutti questi tre opliti. Quindi preferisco fare tre linee che poi dopo si sistemano un po' meglio. Tanto, gli altri opliti, qui, li voglio mandare qua dietro. E invece le mie unità di giavellotti le mando qui. Voi riuscite in qualche modo a sparare a queste unità?
Sì, ce la fate. Aspettiamo che le unità siano in posizione prima di fare qualsiasi attacco. Tu riesci a sparare? Un agro? No, non riesci a sparare. Vediamo se manualmente riesco a fare qualcosa. No. E comunque velocità massima. Forse non è un granché. Però posso posizionarmi forse qui. E qui forse riesco a sparare. Non lo so. Tanto, posizioniamoci qui. Dietro. Poi dislocheremo tutte le truppe. Molto bene. La cavalleria mettiamola in posizione. E ok, stiamo facendo una tattica d'accerchiamento che sta funzionando. Quando tutti sono in posizione possiamo attaccare. Ok, qua vediamo le altre tre unità che sono arrivate dalle navi, che si stanno mettendo in posizione. Ok, io voglio utilizzare due unità di cavalleria che arriveranno da qui, da questa zona qui, da questa piazza, e attaccheranno alle spalle. Una invece la manderò qui per supportare gli opliti. Ok, partiamo subito con l'assalto. E mettiamoci in posizione. Ok, tutti quanti in posizione. Via. Perché voi state correndo? Correte abbastanza a caso voi. Però fate la falange. Ok, l'hanno fatta. Questo qua è il generale oltretutto. Ci sono anche la plebe. Però qua si sono posizionate. Ma perché vi posizionate contro il muro? A caso. Ok, la cavalleria. Oh, non li ho visti. Non li ho visti. Sì, qua sono rorari, sì, non ce la possono fare. E partiamo subito all'attacco. Qua gli opliti resistono, però si può fare di meglio. Quei picchieri ce la stanno facendo, molto bene. Sì, però non sparate adesso, tizi. State un po' fermi. Ok. Qui abbiamo altri opliti. Ok, la cavalleria è arrivata alle spalle. Molto bene. Che qua la cavalleria è arrivata alle spalle, stavo facendo la tattica appunto in cudo e martello che ho già citato prima. E torniamo all'attacco. Guardate qui quanti romani. Una tattica che utilizzo poco su Rom 2, però effettivamente ripaga. Però c'è bisogno che caricate. Ok. Molto bene. Stiamo vincendo contro gli astati. Anche se abbiamo degli opliti. Togliete l'attacco in formazione che attualmente è abbastanza inutile in questa circostanza. Attacco a formazione serve solo in difesa. In attacco non è che serve tanto. E ok, credo che abbiamo praticamente fatto ritirare tutti i nemici. Vittoria! Vittoria decisiva. Abbiamo perso solo 92 uomini. Il nemico ne ha persi, credo, praticamente tutti, perché abbiamo conquistato la città, però siccome era guarnigione non era un granché. Ok,
Conquistando Messina abbiamo conquistato praticamente una parte dello stretto. E con la flotta possiamo tenere lì pressati i romani per non farli arrivare in Sicilia, intanto che prendiamo tutta la Sicilia. Poi dopo ci riorganizzeremo e attaccheremo dalla Calabria. Mi aspetto una campagna molto difficile, però siccome siamo dalla parte dei cartaginesi potremmo anche farcela. Ricordo che credo che siamo anche in guerra contro sia la Lega Etrusca sia i Sanniti, che sono stati clienti di Roma. E vediamo un po', non credo che siano tutta sta potenza. Comunque vediamo, i Sanniti li trovi solo su Rome 2 nel prologo, e gli Etruschi li trovi per quel piccolo, piccolo, piccolo lasso di tempo nella campagna grande, nella campagna originale di Rome 2. Quindi, battaglia durata 13 minuti. E va bene. Ottimo. Mi aspetto comunque una campagna molto dura. Questo qua credo solo... alla fine è un esercito di guarnigione, non era nemmeno un esercito reale romano. Poi vediamo successivamente se incontreremo eserciti molto più potenti. Credo che ne incontreremo. Tanto la flotta annega. E catturiamo e occupiamo la città. Ok, Messana, convertiamola. Totalmente. E ok gente, credo che per questa prima puntata sia tutto. Nella prossima puntata andremo all'attacco di Lilibaeunum. E stiamo prendendo pian piano la Sicilia, evviva. Alla prossima gente, dall'Aro è tutto, ciao.